Ciao ragazze, ciao a tutti! Io sono Rosaria e oggi vediamo insieme questo Diamond Painting. Questo video è in collaborazione con victoriasmoon.co.uk. Sono stata gentilmente contattata per scegliere un diamond painting dal loro sito. Hanno dei diamond stupendi. Andate sul loro sito e troverete praticamente delle cose formidabili. Io ho scelto una grafica, ho scelto il tipo di diamantini, ho scelto la dimensione e tutto quanto, e in pochissimo tempo con Corriere GLS mi è arrivato a casa. Adesso lo apro insieme a voi e lo mostro. Il diamond lo trovate impacchettato in questo modo e arrotolato così come la scatola, e all'interno ci sono i diamantini. Come avete già sentito chi mi segue su Instagram, avevo delle grosse novità da farvi vedere e una era questa. Questo sito vi permette di scegliere non solo la grafica, quindi il disegno che più vi piace, ma dello stesso disegno vi permette di scegliere la dimensione, il tipo di diamantini. A me piacciono quelli tondi e non quelli quadrati, come spesso succede di trovare insomma nei siti tipo AliExpress o addirittura Amazon, e vi permette di appunto scegliere sia il tipo di diamantini che la dimensione. Questo qua adesso non lo vedete, ma poi ve lo faccio un attimino, ve lo sgancio un attimino e vi faccio vedere la grafica. È un 50x70, tipo che lo finirò fra 2 anni. Comunque sono stati gentilissimi, mi hanno detto non c'è bisogno che tu lo finisca, basta solamente far vedere. Eccolo qui, è un 70x50. Basta solamente far vedere il kit, però vi assicuro, per sceglierlo ci ho messo tipo un paio di giorni, perché erano veramente tantissimi e bellissimi. Poiché sto ristrutturando un pochino camera mia, ho scelto un disegno che ci stesse bene insomma con la camera. Questi sono tutti i diamantini, vediamo se vi faccio uno zoom, se mi ricordo come si fa, sì. Questi sono tutti i diamantini, sono numerati e c'è scritto anche quanti ve ne mandano, tipo questi sono 3 grammi, questi sono 1,8 grammi e la leggenda la trovate sulla parte laterale, eccola qui, la trovate sulla parte laterale del vostro disegno, quindi andate a prendere il numeretto e cercate il vostro diamantino. Il disegno che vedete è questo qui, è piccolissimo, ma poi vi metto una grafica del sito, eccola qui, è questa donnina nei toni del diciamo autunnali. Voi sganciate pian piano la parte da utilizzare, come potete vedere questi sono i diamantini e li ho scelti tutti tondi per la mia gioia, perché quelli quadrati non li posso proprio sopportare. Prima di farvelo vedere tutto vi mostro anche cosa è arrivato. In questa bustina abbiamo le pinzette, che io non uso quasi mai, il nostro gel. Vi assicuro che il gel è talmente tanto che vi basterà per qualsiasi tipo di disegno, insomma. Questo è un biadesivo in modo da poter attaccare eventualmente la vaschettina, ma io non ne ho bisogno. E questa penna è bellissima perché da questa parte avete la parte più larga, che una volta che la impregnate di gel, ora vi faccio vedere, va a prendere più diamantini in una stessa volta. Questo vi aiuta, ecco vedete, andate a imprimere, andate a prendere un po' di gel. Ora mi scuso se non vedete bene, però ho un po' di problemi, no, si vede ancora peggio. E una volta che avete tutti quanti i diamantini, facciamo questa piccola prova e inserisco questi diamantini nella vaschettina, li vado a distribuire, li avete tutti belli sistemati qua, andate con la vostra penna e li prendete tutti insieme. Ecco qui, vi zoom un attimo, eccoli qui, li avete tutti sulla pennina.
e quindi li potete inserire, se ci sono delle grandi dimensioni e li avete tutti uno a fianco all'altro, li potete inserire tranquillamente in questo modo ed è veramente veramente comodo. Io la comprai a parte perché negli altri che mi hanno inviato non c'era questo tipo di penna ed è comodissima. Poi abbiamo le pinzette che comunque io non utilizzo praticamente mai. E una cosa che sto vedendo è questa penna. Vediamola un po' insieme, non l'ho mai vista. Allora, questa qui è la penna, giuro, è la prima volta che la vedo, quindi ho dovuto un attimino capire come funziona. Questa è una parte piccolissima e se voi la impregnate praticamente di gel, ho fatto la prova, quindi mettete il gel sulla pennina, poi potete andare a prendere i vostri diamantini, vedete? È molto comoda. E dalla stessa parte lo stesso, solo che questa è già fatta con una composizione senza l'utilizzo del gel, insomma, è abbastanza modellabile, la potete modellare e potete anche farla appuntita oppure più piatta come preferite e andate a prendere il vostro diamantino da poi inserire sulla vostra tela. Devo dire che è molto carina, anche visibilmente, insomma. Questo si sgancia, ho visto prima, vedete? Questa parte si sgancia. Questa non ho provato, però no, questa non si sgancia. Bene, questa qui è la mia nuova penna. Mi piace molto, devo dire che è qualcosa di nuovo e quindi mi piacciono le cose nuove. Adesso cerco di farvi vedere la tela. Ok, sono andata con difficoltà a spellicolare tutta quanta la parte superiore. E questa qui è la tela, è bellissima. Scusate il riflesso, cerco di farvelo vedere in questo modo. È davvero stupenda e così potete vedere anche il tipo di disegno. Ovviamente con i diamantini sarebbe tutto un altro discorso. Tra un paio d'anni probabilmente vi farò vedere anche il risultato perché non ho intenzione di regalarlo a nessuno, insomma, è veramente bellissimo e mi suscitava qualcosa quando l'ho preso, quando l'ho scelto e quindi boh, ve lo faccio, ecco, vedere un pochino più da vicino. Questa qui è la tela, è bellissima veramente e comunque ci sono tantissime fantasie e per chi me lo chiede ci sono anche quelli personalizzati, quindi potete mandare eventualmente la foto, mandate la foto e vi fanno quello personalizzato, io ne ho ancora uno che devo terminare che è di queste dimensioni, un 50x70, quindi è abbastanza difficile insomma terminarlo in un breve tempo, a meno che non abbiate tantissimo tempo libero. Bene, questo qui è tutto. Ritorno alla mia postazione. Eccomi qua dalla mia postazione con il mio diamond. Per le altre domande, tipo i brillantini si staccano, ma la colla se ne va, ma bisogna mettere il vetro, tutto quanto, vi rimando un altro video di domande e risposte che ho fatto un po' di tempo fa. Se avete qualche domanda, comunque lasciatemela qua sotto, eventualmente vi rispondo su Instagram se è qualcosa di breve, oppure se sono tantissime domande nuove, vi rifaccio un altro video. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti, ciao ciao!